Io chiamo Sì. per esprimere un pensiero. Sì, Ecco. chiunque Ora, chiama per esprimere un io pensiero. ascolto la sua trasmissione Sì. spesso, Sì. perché viaggio molto in macchina, Sì. però l'ascolto quando sto da solo, perché Sì. molto, molto spesso mi capita di stare con i miei nipotini, Sì. e veramente è scandalizzante, se Sì. vogliamo, Sì. e i termini che lei usa, Per che esempio? per esprimere un concetto che potrebbero essere espresso lo Non stesso mi faccia usando un termini esempio, puliti, mi faccia un non con le esempio. parolacce Mi che lei faccia un esempio, a esprime, parte che non è vero, ma. come specialmente poco fa, Mi faccia un va bene? esempio. Ecco, le faccio un esempio, Mi come faccia un poco fa, esempio. a scopare, come i cazzi e tutte queste No, parolacce. calmo, Ora, io dico una stia cosa, calmo. Io ripetevo delle cose che dicevano sì, altri. No, ma comunque in trasmissione, sono in una stia calmo, non trasmissione, dica cose ecco. false. Non Poi, dica, comunque, chiaramente io guardi, dico, e ci sono delle frasi, le suggerisco, caro Giuseppe, mi ascolti. sì. Le suggerisco un semplice rimedio. Parenzo, fai tu. Che cosa deve fare questo signore quando è in macchina con i bambini? No, no, Dai. che io Guarda, la pretendo, questione è sono molto molto figo, semplice. Aspetti. Lei avrà sicuramente un seggiolino a norma dove mette il bambino. Ferma la macchina a bordo dell'autostrada, mette le quattro frecce, prende il seggiolino con il bambino, prende una corda di quelle elastiche e lega la corda elastica al tubo di scappamento. La lega anche al seggiolino, risale in macchina, gli dà magari un ninnolo, un cagnolino di risale in macchina, accende la radio a tutto volume, mette la quarta, preme sull'acceleratore, 220 all'ora, via le mani dal volante e tutto passa. Allora, intanto un altro signore, Gianluca, ci scrive: ritengo che questa sera il signor Parenzo abbia esagerato. Invece di legare il seggiolino auto di mia figlia fuori dalla macchina, come da voi suggerito scherzosamente, cambio semplicemente stazione radio. Grazie e buonasera da Gianluca Losi, che ovviamente non sta cambiando stazione radio e non l'ha cambiata. Però a questo punto vorrei che Parenzo completasse il suo No. ragionamento. Allora, cosa bisogna fare se uno non vuole fare ascoltare delle brutte parole ai bambini che sono in macchina? Dai un ultimo suggerimento, dai, su, andiamo fino Sì, in no, fondo. voglio pensare, ci sono anche altre Per alternative, esempio, che cari ascoltatori, su, non cari, avere. cari ascoltatori, prendete, voi siete di notte, state percorrendo il grande raccordo anulare o No, una qualsiasi. di sera, sì, di Sì, di sera. notte, una qualsiasi strada ad alto, altissimo scorrimento. Sì. L'ipotesi che vi propongo è questa: fermatevi senza mettere le quattro frecce e senza segnalare che state accostando. Già questo potrebbe essere un ottimo suggerimento. Quindi ad altissima velocità voi accostate senza segnalare che state accostando. Sì. Frenate di colpo, frenate, col freno a mano, anche se piove soprattutto, freno a mano così, frenate. Fermate la macchina, qualora ancora non vi fossero alcuni danni, Sì. prendete il seggiolino del vostro bambino. Questa volta però lo legate molto blandamente sopra il tetto della macchina. Lo legate con Sì, delle certo. corde di cotone molto Sì. molto sottili. Sì. Risalite prontamente nella macchina. Sì. Quarta, acceleratore Sì. Sì. 220 all'ora senza i fari accesi. Risultato sicuro. E poi naturalmente radio a No, beh, manetta. quello va a San Dir, la radio deve già essere accesa a palla. A manetta. In questo modo state sicuri che i bambini non sentiranno Non nessuna sentiranno, parolaccia. adesso telefonerà il telefono azzurro, allora, criminale, chi chiama, lo ripetiamo ancora una volta, ironia Vabbè, non c'è 800. bisogno che lo specifichi.